bravo! Bene, fatti bravo! Ci scambiamo. Benvenuta. Grande festa per te. Io devi sapere una cosa. Io ho ospitato tante vedette, tante prime donne quando fanno le scale, che è la cosa più complicata forse del mondo, vero? Io sono veneziana, però, sono avvantaggiata. Tu sei veneziana, sei abituata ai ponti, quindi va esatto. Benissimo. Quindi alle scale ci sei abituata. Però quando accolgo te sento qualcosa di particolare. Perché è un vibro d'artista. Veramente. Prego, si accomodi. Grazie. Come stai? Scambiamoci, mettiamoci da quest'altra parte, dai. Così infatti, il microfono è a tuo favore. Sì, sì, sì. Così me l'ho fatto. Allora, come stai innanzitutto? Posso chiedere un favore? Qual è? Sono allergica al... Sei allergica alle mimose? Io me le mangio. Me le mangio. No, però... Guarda, non è un'offesa... A chi oggi è pieno di mimose, però lei ha diritto a non averla. Già ti viene il raffreddore? Me lo prevedevo, sai. Tu! È la rosa di ma nase! Che, ma per carità! Nicoletta, tu hai incominciato giovanissima, proprio hai fatto il conservatorio, hai incominciato subito. Ma la storia della tua prima grande canzone, proprio un grande successo, che è La Bambola, è una storia che forse molti non conoscono. Dunque, a fare La Bambola, a provare a cantare La Bambola, erano stati La Caselli, i Rox addirittura, Little Pony, e poi hanno passato questa canzone a te. Nemmeno a te piaceva, vero? No, però l'ho fatto per professionalità e poi mi sono attaccato al telefono del mio manager, Abelico Crocetta, sì. E gli ho detto... Sarà la mia rovina questa perché canzone. Sapevo che andava bene, capito? Ah, lo sapevi, lo facevi forse scaramanticamente. Tu hai detto io la faccio una volta, la canto come va va, tanto questa canzone è uno schifo. Io canto sempre una volta. Ed è andata bene a quanto pare. No, bene, è andata bene in tutto il mondo. Vi faccio vedere una versione spagnola, c'è cioè la televisione spagnola, lei che canta in uno spagnolo che noi non comprendiamo, ma questo testimonia quanto la bambola, quella bambola che lei ha cantato una sola volta, che la Caselli non ha voluto cantare, che i Rox non hanno voluto cantare, che Little Tony non ha voluto cantare, è diventato un grande successo mondiale. Ha venduto 40 milioni di sole. 40 milioni. Soy para ti, yo soy solamente una bambola. Con quien juegas tú, con quien juegas tú, solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola, pues solo piensas en ti. No, muchacho, no, tú no conseguirás. Guarda, Salvo Guercio, che è un tuo accanito ammiratore, collezionista, mi ha portato questo disco. Guardate che questi dischi acquistano sempre maggiore valore. Questo è un disco in vinile, il vecchio 33 giri, Passa Idea, Patti Pravo. E ci sono dei disegni bellissimi che ha fatto il tuo primo marito. Sì, Gordon Faget. Il tuo primo marito ti ha disegnato, ti ha disegnato benissimo. Guardate, ecco il primo disegno. Non è male, eh? No, rivediamolo, Stefano. Guarda che bello. Ma scusami, forse... Già da piccola. Ma tu sei su un vaso...
Sul vaso da notte? Certo. Essendo piccola, giustamente. Essendo piccola non mi potevano mettere un pannolone perché esteticamente sarebbe stato brutto. Secondo disegno, vediamo. Ecco, questa sei tu che praticamente rubi l'amore alla la ragazza la quale piange. Perché tu hai trafitto tanti cuori. Quanti cuori hai trafitto? In quel periodo, ti assicuro, ho studiato talmente tanto. Che non hai trafitto cuori? Non ho trafitto cuori. Ma chissà gli ammiratori come ti hanno riempito di omaggi, di fiori, cioè ci hanno spasimato per te. Ma non li vedevo quasi, oppure lo vedevo come... Ma tu vivevi come... in una nuvola per cui... Li vedevo e mi davo quindi simpatici. Non mi hai mai riconosciuto. Mai. No, amore. Vedi, l'ho distratta. Guarda, ancora ce n'è un'altra bellissima, dai. Ecco, questa sei tu che vieni cacciata via dal conservatorio. Ma è vero che ti hanno cacciata via? No, però ho subito almeno 3 volte 15 giorni di sospensione. Però poi me l'hanno tolto perché altrimenti... Perché non ci andavi, eccetera. No, perché andavo, oppure non andavo perché dovevo studiare, oppure perché organizzavo uno sciopero, capito? Ma adesso vi faccio vedere Patti Pravo nuda, immaginata dal suo primo marito. Eccola. Bella. Mi hai immaginato bene. Bello. Poi sei con Beethoven, in compagnia di Beethoven, e poi alla fine sei a casa tua, dove regna il disordine. Io sono stato a casa tua, è esattamente così. Vi giuro che è così, eh. Cioè, è così. Però so dove sono le cose. Sì, solo tu lo sai. Sì, sì. Quindi nessuno può permettersi di rubarti qualcosa. No, figurati. Senti, a te piace un po' spogliarti, eh? No, io sono una persona che quando non deve lavorare odia anche truccarsi. Cioè, io vivo in maglietta bianca, pantaloni comodi e All Star. No, perché anche l'ultimo sarebbe qualche cosa, insomma... Amore, ma perché se uno ha una giacca così, si sposta un attimino, che deve fare? Si vede. La prossima volta mi rifaccio e vengo con una sesta. No, non fare quelle cose lì, per carità. Non fare. Hai visto che adesso Brigitte Nielsen si è fatta sgonfiare. Ti credo, era diventata gobba. Perché certo, col grande peso qui uno cade in avanti. Certo.